Coronavirus, l'ultimo bollettino, in Italia 2.263 contagi e 79 morti, 160 le persone guarite, l'incremento è di 428 persone rispetto a ieri, i decessi 27 in più, lo ha detto il commissario Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile, l'Istituto Superiore di Sanità, valutiamo allargamento zona rossa. Il totale delle persone positive sono 2.263, di queste l'88% sono in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, lo annuncia il capo delle Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa. Ci sono 1.000 persone in isolamento domiciliare, 1.034 ricoverati con sintomi e 229 in terapia intensiva, il 10% delle persone positive, sottolinea. Stiamo valutando l'opportunità di estendere la zona rossa sulla base di alcuni criteri epidemiologici, geografici e di fattibilità della misura. Lo ha detto il presidente dell'ISS Silvio Brusaferro nella conferenza stampa alla Protezione Civile parlando dell'area del Bergamasco. Stiamo analizzando con la Lombardia con grande attenzione su nuovi casi per comuni della cintura bergamasca, ha aggiunto, e stiamo vedendo con i dati d'incidenza in base ai tassi di riproduzione del virus. Fonte, La Repubblica. Aggiornamento al 3 febbraio 2020. http://www.it/cronaca2023/news/c/o/r/o/n/a/v/i/r/u/s/linetta/m/a/t/a/r/e/l/l/a/linetta/f/i/r/m/a/linetta/d/e/c/r/e/t/o/linetta/l/e/g/g/e 250.077.895/